What a tutti ciurma e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo episodio su Little Miss Fortune. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con l'hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. Ve ne chiedo davvero pochissimi, è soltanto questione di un secondo per voi. Per cui mi raccomando ragazzi, spolliciate il video. Ed eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa abbiamo giocato la intro, abbiamo purtroppo scoperto che ragazzi la famiglia della piccola Miss Fortune è una famiglia veramente disastrata. Lei è figlia unica, suo padre insomma un tipo violento, sua madre di conseguenza fuma e beve, quindi anche alcolizzata, quindi la situazione direi che è abbastanza drammatica. C'è una voce che ci parla e che parla la stessa Miss Fortune, le dice che vincerà un incredibile premio se porterà a termine insomma le varie missioni che le commissionerà. E lei tra l'altro ha conosciuto una volpe che ha chiamato Benjamin e che si è vista a inizio gioco. E niente ragazzi, è tutto molto molto misterioso. Come ho detto l'altra volta, secondo me questo gioco nasconde qualcosa di più oscuro. Spero ragazzi che il mio lavoro di traduzione sia abbastanza decente. E quindi niente, proseguiamo, eravamo arrivati fino a qui. Look! Guarda, c'è un cucciolo. Oh, ciao cucciolo. Oh, che bel cappellino da festa. Adesso concentrati, Miss Fortune. Devi fare una scelta davvero difficile riguardo questo cucciolo adesso. E ricordati delle conseguenze, ok? Ok, cioè sta cosa c'è, poi ci mette sempre l'ansia perché la voce ci ricorda sempre: tieni a mente che le tue scelte avranno delle conseguenze. E quindi ragazzi, io sinceramente il cane è stato lasciato qui, spero non sia stato abbandonato sinceramente, ma lasciarlo libero potrebbe voler significare comunque farlo scappare dal proprio padrone se qualcuno l'ha lasciato qui, o magari esporlo ad altri pericoli tipo attraversare la strada o robe del genere. Quindi io sinceramente prendermi questa responsabilità non me la sento, quindi sceglierò di giocare con lui. Ci giocherò insieme, quindi possiamo passare del tempo insieme. Ottima scelta. Adesso lanciagli la palla. Questa palla. Ah, quella palla, ok. D'accordo, gli lanceremo la palla. Aia. Che cosa? It's all broken now, Mr. Voice. Everything I touch. Qualsiasi cosa tocco la distruggo. Che cosa c'è che non va in me? Non c'è niente che non vada in te. A volte la vita è solo ingiusta. Ma sono io, ci sono io qui per te. Davvero? Grazie. Ma tristemente il cucciolo. Al cucciolo mancherà la festa adesso. Che festa? Il padrone di questo cane, George, sta dando una festa. E penso che dovresti andare lì e raccontargli dell'incidente. Che incidente? Ah sì, il cucciolo. Andiamo. È solo un posto poco più avanti. Questa ragazzi è stata una grossa bastardata, perché io ho pensato di fargli del male liberandolo, però poi la voce ha fatto in modo di rigirarti la frittata e farlo morire comunque lì attaccato all'albero. Cucciolo felice! Sì, sì. Mi dispiace di averti rotto, cucciolo, lo sono davvero. Forse possiamo giocare più tardi, sai? Quando sarò triste anch'io, rotta, cioè broken e rotta, ma a volte lo si può tradurre anche in altri modi. Che cosa brutta ragazzi, vi giuro che sono rimasta davvero di merda. Il killer del cucciolo, ci sono rimasta davvero male ragazzi. Quindi porterò il cappellino da festa come simbolo della nostra amicizia, cucciolo cagnoletto piccetto amicissimo bella. Ok, quello che è. Il cartello, tra l'altro, dice non sono ammessi cani. What the fuck? Forse se avessi visto il cartello magari avrei deciso di liberarlo. Senza parole, ragazzi. Iniziamo proprio alla grandissima questo secondo episodio. La cacca.
cacca. Ecco. Oh, no, oh, 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 ho camminato sulla cacca di cane. D'accordo? D'accordo. Let's see what came out. Vediamo che cosa ne è venuto fuori. Vedo un sacco di glitter e... e pudding di riso. Ah, non posso guardare più questa cosa. Per favore, continuiamo ad andare avanti. Ok, è stato abbastanza disgustoso, ma... anche lì i dettagli... non fa niente. Non fa niente. Continuiamo, andiamo avanti. Come se non fosse successo assolutamente niente. Abbiamo ucciso un cane. Mi ho vomitato poco più avanti. Fa niente. Quindi quel segnale non funziona. That's a good observation, Miss Fortune. Grazie. Quindi ha detto che praticamente, raga, questo cartello non ha senso perché dice ovviamente di buttare la spazzatura nel cestino. Invece guarda quanta spazzatura c'è qua in giro. Ah, ottima osservazione, Miss Fortune. Ah, grazie. Quindi, Miss Fortune, quindi dall'altra parte di questo lago, quindi sarai un passo più vicina al premio della felicità eterna. E la festa, giusto? Ah, sì, quella, sì, anche quella. Questa voce, ragazzi, questa voce che non me la conta assolutamente giusta. Sai, una volta in questo lago, quindi la mia testa si è incastrata in una busta di plastica, mi ricordo di essermi addormentata e di essermi risvegliata nell'ospedale. Ah, ma è terribile. Sì, sono quasi morta. Cioè, parliamo di cose gravi con tutta la nonchalance del mondo. Io ci butterei il glitter qua sopra, ma... guarda caso la... Addio! Che cosa succede? Penso che sia un grosso guaio, Miss Fortune. Sì, parlamene. Dove mi stanno portando questi uccelli? Non ne ho la minima idea. Ma poi devi fare qualcosa rapidamente, ok? Quindi come... cioè, praticamente lasciarsi andare dagli uccelli? Colpiscili nelle palle. Ma gli uccelli non hanno le palle. Buttali i glitter. Ok, quindi i miei glitter sono splendenti, quindi se butto i glitter sugli uccelli, quindi vedranno solo lucente e si confonderanno e mi lasceranno andare. Quindi sembra un piano molto solido, Miss Fortune. Quindi ok, ci provo. Mi attacco glitter, oh shit. Oh shit, ok, anche questa non me l'aspettavo. È lunga, quindi non siamo alzati neanche così tanto. Il tempo sembra rallentare quando siamo in pericolo. Sono in pericolo? Guarda, un uccellino. Ciao, uccellino. Che cazzo di uccellino è? Che la forma di una mano. Che fa così col dito. Ma che cazzo? What the fuck? Com'è che mi sono rotta le gambe e sono morta? Ah, sei molto brava a cadere. Grazie. Okay. Quindi, Mr. Voce, la festa è la stessa strada della felicità eterna? Sì, sì, lo è. Ah, è conveniente. Quindi, hai pensato a come dirgli la cosa a Giorgio, riguardo il cucciolo? Beh, certo, intendo se ti va di farlo. Quindi diremo a Giorgio riguardo l'incidente capitato al cucciolo. A questo punto delle cose, ormai ragazzi, il danno è fatto, direi di sì. Sì, certo. Quindi è l'unica, la minima cosa che posso fare per quel povero cucciolo. Quindi ti rende molto coraggiosa questa cosa, Miss Fortune. Grazie. Sta camminando da sola, eh. Guarda, una barca. Ciao. Ci siamo già arrivati? Ancora un po'? Ok. Oh, è un pesce! Che cosa dovremmo fare a riguardo? Perché portarlo con noi e farlo morire?
Oddio, ma potrebbe morire nel lago a causa della plastica che ci sta dentro. Mo a sto punto mi viene il panico qualsiasi tipo di scelta io debba fare, ragazzi. Portarlo con noi forse ci potrebbe servire più avanti, ma questo significherebbe farlo morire. Però se ci dà l'opportunità di portarlo con noi, onde evitare di farlo morire nel lago a causa della plastica, pensando che potrebbe esserci più utile avanti, direi di portarlo con noi. Per assurdo, lo terrò. Dove lo mettiamo? Tra l'altro. His name is Rodrigo and he needs a new place to stay. Il suo nome è Rodrigo e ha bisogno di un posto dove stare. Perché l'ha chiamato Rodrigo? Proprio Rodrigo, tra l'altro. Non c'è sta a credere, raga. È tristissimo, povero pesce. Mi chiedo se Rodrigo ha sentito parlare del sushi. Quindi è come Rodrigo, ma in pezzi più piccoli, sai? Sarà contentissimo, Rodrigo. Ok, perfetto, ci siamo. Siamo arrivati dall'altra parte del lago, ragazzi. Io mi chiedo che cosa succederà quando George verrà a sapere che il suo povero cane è morto. Sì, ma perché lasciarlo lì? Perché l'ha lasciato lì? E tra l'altro lì i cani non erano ammessi. Perché? E eccoci qui, la casa di George. Sono un po' nervosetta riguardo il presentarmi, ma andrai bene, sei coraggiosa a dire la verità riguardo, sarai coraggiosa a dire la verità sul cucciolo. Ah, basta, lo faccio per il cucciolo, sai. Ok, mazza la corsetta. Quel pesce è morto. Qua c'è qualcosa che non va. Suona il campanello. Qualcosa che non va, ragazzi. Non risponde nessuno. Ok, entrerò da sola. Quindi è arrivato il momento di dare uno sguardo alla festa. Il pesce è morto. Quindi una volta ho visto galleggiare un uomo nel lago proprio come questo pesce. Anche se non era il momento di farlo, ma vabbè. Il quadro, la foto. Ah, che bella foto. Quindi vorrei avere una foto così con la mamma e il papà. Hello? What is it, Miss Fortune? Nothing. Era lo stesso ragazzino della foto. Miss Fortune ha detto: e là? Che c'è, Miss Fortune? Niente. Ho soltanto visto uno spirito fuori dalla casa. Era uno spirito. Io ho paura di andare avanti, ragazzi. Quindi sei sicuro che sia la casa giusta? Dov'è la festa? Salve. A me sta venendo l'ansietta. Se proprio la devo dire tu. Excuse me, are you George? Are you the owner of a puppy? Because I bring really bad news. Oh no, wait. It looks like he hung himself. Hung himself? Like a piñata? Should I hit him like a piñata? No, Miss Fortune. He's dead. Dead? But he's wearing a pair of sweet boots. He can't be dead. Oh, okay. Hey, Miss Fortune, I think this party's over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know, now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. Ok, datemi un attimo, ragazzi, perché veramente non me lo aspettavo, non mi aspettavo una cosa del genere. Quindi la Miss Fortune ha detto: ehi, quello deve essere George. E la voce gli ha detto, cerco di fare un riassunto: Miss Fortune, direi che sembra che George non è più fra noi, sembra essersi impiccato. E Miss Fortune ha detto qualcosa del tipo: ah, è appeso come una pignatta. Cosa dovrei fare? Colpirlo come si colpisce una pignatta?
e la voce le ha risposto: beh no, Miss Fortune, è morto. Lasciamo tutto così com'è, sembrerebbe proprio che la festa sia finita, andiamocene. E Miss Fortune quindi le ha detto: George, va bene, dai, adesso, cioè, è successo, sono cose che succedono, adesso che sei morto, sappi che il tuo cucciolo è morto, mi piaceva davvero il cucciolo. E la voce: va bene, andiamocene, ti aspetto sul retro. Ok. Glitter! Shadam! Happiness to George the Pignata! Sì, perché ha detto: ma come può essere? Cioè, che ci può essere di tanto male? Ha degli stivali davvero bellissimi. Ehi, felicità a George la Pignata. Oh, what's this? I guess it's not finished. Cioè, ragazzi, stasera ne stanno uscendo una appresso all'altra. Io direi di lasciare perdere. Andiamocene. No, non sono ispirata. Dovrei finire, non mi sento ispirata. Lascia perdere. Accidenti, maledetti uccellacci. Grazie a loro sono arrivata tardi alla festa. Ok, io sto ancora cercando di riprendermi, tra l'altro, ragazzi. Stai andando dalla parte sbagliata. Ah, ma sei ancora qui. Sì, ma andiamo dall'altra parte. Ah, sei così complicato. Ah, quindi dovevo uscire dall'altra parte. Ok, ok, sì, potevamo uscire di qua. Niente. Ok, sono qui. Quindi andiamo nel bosco e andare a prendere quella felicità eterna. Sì, andiamoci a prendere la felicità eterna. Andiamo a prendere la felicità eterna. Sì, che entusiasmo. A sto punto, ragazzi, cioè, a sto punto delle cose, davvero non so cosa aspettarmi d'ora in avanti, No, adoro il bosco. Con gli alberi, gli uccelli e gli animali. Pericolosi animali, Miss Fortune. Potresti incappare in una volpe? Una volpe? Come Benjamin? Sì, ma tutte le volpi sono cattive, quindi tieni gli occhi aperti. Ok. Niente, sto tizio odia le volpi e mi piacerebbe tanto capire il motivo. Animali pericolosi, spero davvero di non incontrarne. Cosa dovrebbe essere questo affare? Cos'è? Una bambola? Ok, ragazzi, sono andata a cercare il termine jackdaw perché ovviamente non lo conoscevo. E questo biglietto dice: tutto ha inizio con la canzone di una cornacchia. Cosa diavolo potrebbe mai significare? Non si sa. E c'è il numero 1 cucito su questa bambola. Ok, che carino. La portiamo con noi? Interessante, la terrò. Ehi, che cos'hai lì? Niente. Pure tenesti segreti. Non lo so, lei che dice sempre niente, niente, niente con una leggerezza. Stai indietro, Miss Fortune. Cos'è? Una selvaggia e pericolosa volpe. Ah, ma riconosco quella coda nera. È Benjamin. Non importa. Attacca la prima che ti uccida. No, non penso che Benjamin mi ucciderebbe. Sì, ma cosa starebbe facendo il caro Benjamin? Il tuo nome è Benjamin? Vuoi giocare con me? No, per favore, non andare. Oh, che sollievo. Siamo al sicuro adesso. Continuiamo a giocare il mio gioco. Ok. Quindi c'è qui vicino una caverna magica e devi trovarla. Una caverna magica? Ok. Cosa diavolo stava facendo la volpe? La volpe non parla. Questo cerchio, queste sembrano rune. Ma che cazzo è? Guarda, sembra proprio che a Benjamin piaccia dipingere. Ah, che cosa figa. Mi piace quello in una volpe. Concentrati, Miss Fortune. Dobbiamo continuare ad andare avanti. Ok. Andiamo avanti, sti cazzi del resto. Che ci importa, ste cornacchie. Mo ci vuole con sti occhi rossi che mettono un'ansia pure queste. Che per l'amore del cielo.
nastro della pulizia. Ne vogliamo. Ok, questa è stata la scena di un crimine. Pericolo, crolli. E la sagoma di un bambino. Qui. Se non te ne fossi accorta, Miss Fortune. Oh, questa è la caverna magica? Non sembra così magica. Aspetta fino a quando ci entri. Ah, mi piace come suona. Ho una domanda. Che cosa significa questo cartello? Ah, non lo so. Sbrilluccichi. Ah, figo. Quindi, quando sei pronta? Potrebbe essere una cosa per depistarci. Ovviamente te fanno caca sotto per non farti entrare nella caverna. C'è la sagoma giusto di quello che sembra un bambino. Ma la caverna forse di regola era chiusa all'accesso. Di cosa mai succederebbe se decidessi di restare nella foresta? Ah, resterò solo nella foresta. Ma poi non troveresti la felicità eterna. Ok. Vedete? Immaginavo, alla fine ci ha costretto comunque ad entrare. Oh, non vedo l'ora di vedere la magia dentro. Questa caverna è enorme. Ecco. Dai, esploriamo la caverna. Ok, ok, ok. Ok. Ah, sto solo scherzando. Quello non era un eco, ero io. Sì, sei davvero proprio... proprio un'attrice nata, Miss Fortune. Grazie. Le cose belle. Nelle caverne ci stanno anche i ragni. Che minchia era? Che? Mi sono perso qualcosa? Non sono sicura. Era tipo un criceto su un'auto? What? What the fuck? Cosa sta succedendo? What's this? A hamster party? Una festa di criceti? Oh, una festa magica di criceti. So che ti piacciono le feste. Ah sì? Possiamo andare dentro? Non lo so. Scopriamolo. Ma che diavolo sta succedendo? A parte che c'è scritto nude. XXX. Non penso proprio sia il caso di entrare. Oh, combattimento di criceti. Ci farai qualcosa? And the violence. Secondo me mi fa male quel cavolo di criceto. Però la violenza non va mai bene. Raga, ho paura a fare qualsiasi scelta, ve lo giuro. Proviamo a fermare la cosa, vediamo che succede. Non combattete. Ah, dovete baciarvi e truccarvi e make up. Oddio, forse fare la pace, non lo so. Ecco fatto. Ah, no, dolcetti, non andate. Avete perso qualcosa. Sono pasticche. Sono mentine. Dovrei provarne una, così posso avere l'alito fresco. Sono una ragazza, comunque una ragazzina, insomma, deve... Ma non esiste proprio. Ma sei pazza. Mi sento davvero bene. Quindi non mi ha rinfrescato l'alito per niente. Stai bene, Miss Fortune? Sto bene. Io lo sapevo che sto gioco nascondeva qualcosa. Lo sapevo. XXX. Ah, sembra figo. Ma non ci entriamo manco morti.
Excuse me. Scusi, può entrare una ragazzina? No, I'm not very important. Sono molto importante, dice. Ok. Ci puoi credere a questo ragazzo, Mr. Voice? Dobbiamo trovare un altro modo adesso, ho detto una roba del genere, ero distratta. Cioè, vi giuro ragazzi che sto ripensando a tutto quello che è successo fino ad ora e sono... cioè, il tipo, what? Queste macchine così piccole e carine mi stanno uccidendo con la loro cipitaggine. Oddio, sono così cipi! Ecco, io avrei detto così. I due si stanno slinguazzando, questi che dicono? Guardali, con i loro piccoli cocktails, i loro piccoli vestiti. È troppo, tutto troppo carino per me. Veramente tutto troppo carino, andiamocene, va. Che è meglio. Pure questa cosa è assurda. Perché ci sono dei criceti, what the fuck. Guarda quella signora. Penso abbia un problema. Oddio, penso di riconoscerla. È la proprietaria del club lì dietro. E sembra che sia stata derubata. Ah, è stato quel criceto con la maschera nera. Sì, hai ragione. Quindi ecco, sembra che hai aiutato il criminale a scappare. Accidenti. Quindi significa che sono anche io una criminale. Sì, certo. Per favore, non dirmelo. Il tuo segreto è salvo con me, grazie. Raga, qualsiasi scelta io stia facendo si sta rivelando una cazzata. Cioè, pensavo di fare un favore a quelli e invece ho fatto scappare il tipo che le ha rubato la borsetta. Boh, mi è scioccata, ragazzi. Mi scusi, ha bisogno di aiuto? Pare proprio di no. Ok. Hey, Miss Fortune. Ah, dobbiamo trovare un modo per uscire adesso. La felicità eterna è ancora là fuori. Ok, mi guarderò intorno. Ok, vediamo cosa c'è di utile. Questo bottone rosso. Mi chiedo cosa faccia questo bottone. Ah, ladder sarà una scala. Ottimo lavoro, Miss Fortune. Hai trovato un modo per uscire. Grazie. Sì, scala, scaletta. Ok, benissimo, allora usciamo. No, andiamocene. Penso di aver visto già abbastanza qui. Ha provato pure la pasticca. Senza che io lo volessi, tra l'altro. Oddio, che cacchio di posto siamo? Sono le fogne? Che si dice di non proseguire. Ste ghiande? Oddio, Gesù. Oh, assomiglia a un film che ho visto in TV. Questi sono i cattivi, te lo dico io. Penso tu abbia ragione. Abbiamo bisogno di trovare una strada, insomma, prima di procedere. La vedi quella scala? Abbiamo bisogno di attivarla. Sì, ma come? Slingshot. Slingshot. Che cos'è slingshot? Ah, una fionda, ok. Guarda, quindi userò queste ghiande come munizioni. È molto furbo, Miss Fortune. Lo so, grazie. E dobbiamo dare l'allarme antincendio, ok, non la scala. Parlava, penso, proprio dell'allarme antincendio. Questo, mo, ragazzi, può essere un guaio. Oh, merda. Ah, ma il tipo non ha fatto una piega. Dai. Ci sono, ah, cazzo, per poco. C'ero quasi. Ding. Via, signori, via. Minchia, c'è sta pure lo spaccio qua sotto. Ma che è davvero. We did it. Ce l'abbiamo fatta. Oh, bel lavoro, Miss Fortune. Yeah. Ok, andiamo avanti. One face invece di Scarface. Squirrelspin? Velocità scoiattolo. What the fuck? Mi sembra come il progetto di scienze che il papà aveva nella cantina. Non so come, ma la mamma era molto arrabbiata. Si continuano a scoprire ulteriori dettagli. Cioè, il padre fabbricava sta roba in cantina e la madre ovviamente si era incazzata da morire. Oh mio Dio, ragazzi.
that's a lot of cash. Ah, che quanti contanti. E questa è la felicità eterna? Oh, no, no, che cosa te lo fa pensare? Mommy said la mamma ha detto che i soldi sono l'unica cosa che la rendono felice. Well, tua mamma si sbaglia. Oh, really? Davvero? Ok. Ottimo, pure la mamma c'ha proprio i valori migliori da insegnare a sua figlia. Che meraviglia. Andiamo su. Me scioccata, ragazzi. Davvero first reaction shock. Hey, you. Hey, on the other side of the screen. A me. Listen, ascolta. It must be hard not so che, dovrei, che è difficile non sapere niente riguardo il futuro di questa ragazzina, ma Miss Fortune morirà davvero? E quindi come morirà? E quando? La volpe cattiva la ucciderà? La troverà la felicità eterna? Io personalmente spero di sì. Quindi fai finta di niente, sta arrivando. Oh, Miss Fortune, ce l'hai fatta! Congratulazioni! Grazie, dove siamo? Siamo un passo più vicino al gran premio della felicità eterna. Grande, perché non potrei stare fuori tardi, insomma. Non preoccuparti, non è lontano da qui. Ottimo, dice, non mi è permesso stare fuori così tardi. Allora ragazzi, io direi di fermarci qui perché mi ha salvato qui la partita. E direi che oggi abbiamo visto veramente abbastanza, nel senso che è assurdo comunque come ti mostrino certe cose, certi contenuti, nel senso che li fanno sembrare roba da niente, invece comunque roba molto seria. E penso sia stata ben pensata questa cosa, perché comunque chi è da questo lato dello schermo, ragazzi, si rende conto della gravità delle cose che stiamo vedendo. Invece il gioco la prende tutto un po' come una burletta, tra molte virgolette, forse perché comunque ci fa vedere il punto di vista della bambina, ovviamente, che non sa quale sia la differenza fra il bene e il male, cosa sia giusto o sbagliato, e quindi prende tutto così, no? Molto alla leggera. Quindi direi che fino ad ora il lavoro è stato fatto bene. Sono ancora scioccata per quello che abbiamo visto oggi. E ho un po' di timore a proseguire, un po' di timore per quello che ci aspetta, un po' di timore per le prossime scelte, perché finora, ragazzi, le mie scelte hanno avuto esiti disastrosi, direi, quindi ho un certo timore. Ovviamente, ragazzi, come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, ditemi qual è la cosa che vi ha scioccato di più in questo episodio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un buon a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!